Oggi è il turno della danza incompresa. Come avrete capito dal titolo, oggi parleremo di danza acrobatica e ci tengo a fare una piccola premessa. Se per la danza classica e la danza moderna non avevo bisogno di specificare questo granché per quanto riguardava lo stile, in questo caso devo fare appunto una premessa. E la danza acrobatica è principalmente una disciplina americana o comunque che si è sviluppata non in Italia né in Europa ma in generale nel mondo, mentre in Europa e in Italia viene considerata più che altro come attività integrativa per migliorare dal punto di vista dell'elasticità e della potenza per quanto riguarda la danza canonica, diciamo. In realtà la danza acrobatica è una disciplina che io apprezzo e adoro tantissimo e soprattutto io considero danza, in quanto coniuga dei movimenti normalmente attribuiti alla ginnastica acrobatica e via dicendo alla danza vera e propria, quindi inserendo elementi tecnici di danza, la sincronia di gruppo, la musicalità, l'andare a tempo, l'espressività, insomma tutte qualità che magari non puoi trovare per esempio in un corpo libero di ginnastica artistica. Per esempio, ci sono molte differenze rispetto alla ginnastica artistica, ginnastica ritmica, che vedremo anche in questo elenco, ma la danza acrobatica è una disciplina a sé che in Italia purtroppo non è considerata una vera e propria disciplina di danza, tant'è che non ci sono nemmeno delle gare specifiche per questa disciplina. Nei concorsi di danza non vedi mai la categoria danza acrobatica, per quanto in tanti l'abbiano inserita nel proprio palinsesto, perché appunto non viene considerata una vera e propria danza, ed è un peccato perché invece in America è una disciplina che va tantissimo e viene considerata anche con un punteggio un po' troppo rigido secondo me per l'ampiezza che ha questo mondo. Però ecco, questo è un po' il discorso, la premessa che volevo fare era questa: io considero la danza acrobatica una vera e propria danza. Allora, partiamo con questi 10 motivi per i quali una persona potrebbe voler iniziare a fare danza acrobatica. Primo motivo tra tutti: risolve l'indecisione. Se tu sei una persona che adora gli elementi di ginnastica artistica, gli elementi di ginnastica ritmica, il circo, l'acrosport, il cheerleading, la danza acrobatica tipo contorsionismo, l'acrodance americana, nella danza acrobatica tu comunque puoi trovare tutte le cose che fanno parte di questi vari mondi. Non devi stare a decidere, tra virgolette, in cosa imbatterti, anche perché ogni sport chiaramente ha i suoi limiti, invece nell'acrobatica si vanno a coniugare gli elementi più belli di ognuna di queste discipline fino ad arrivare ad un corpo libero, perché alla fine di esercizi a corpo libero si tratta, che però coniuga tutte queste cose, quindi risolve sicuramente l'indecisione in quelle persone che vorrebbero fare questo, quello e quell'altro, ma non hanno tutto questo tempo e tutta questa voglia di applicarsi in mille cose. Fai danza acrobatica e avrai tutto questo in un corso semplicissimo e unico soprattutto. Un altro motivo sicuramente che può spingervi a fare danza acrobatica è un potenziamento e una flessibilità massimi. Se nella danza in generale vengono sviluppate queste due caratteristiche in maniera completa, nella danza acrobatica si svolge l'allenamento sì in maniera completa ma super potenziata, perché comunque il fisico deve poter reggere determinati tipi di elementi, ovviamente in base all'età, in base a qual è il programma di quell'anno e via dicendo, ma comunque la struttura muscolare deve essere bella forte. Allo stesso modo la flessibilità deve essere una flessibilità molto migliore rispetto a quella di una ballerina comune, ecco, perché comunque ci sono degli elementi di flessibilità soprattutto di schiene, di gambe, che necessitano che le articolazioni e i legamenti siano comunque ben allenati a flettersi, appunto. Regala appunto tutta questa elasticità, questa potenza in generale, senza però andare a deformare alcune parti specifiche del corpo e senza rinvigorirsi chissà quanto, perché comunque a differenza, torniamo indietro un attimo di un punto, di una ginnastica ritmica o una ginnastica artistica, la danza acrobatica non ha un canone fisico, proprio perché va ad unire diversi sport acrobatici e quindi una persona può mantenere comunque in maniera sana il proprio fisico a seconda delle sue attitudini. Poi comunque è un mondo talmente vasto che ognuno ha la sua attitudine, la trova. La danza acrobatica ti dona degli obiettivi chiari. Se nella danza classica, nella danza moderna, sì, puoi crearti degli obiettivi tipo voglio imparare quel passo, voglio imparare quell'altro, voglio migliorare questo, voglio migliorare quello, nella danza acrobatica questa è una cosa assolutamente scontata, perché tu hai un programma, ci sono tot elementi
che vengono provati dall'inizio dell'anno alla fine dell'anno, e tu puoi decidere, per esempio, non mi viene questo, ci lavoro per tutto un anno e ci arriverò. Si può anche definire, come si dice, il grande sogno, tipo voglio fare la ruota senza mani, voglio fare la ruota senza mani. Ci sono diversi step che si vanno a toccare, ecco, in questo lungo percorso, perché non è un elemento neanche troppo semplice, però lavorandoci sodo, prima o poi ci si arriva, soprattutto ascoltando e applicandosi come si deve, chiaramente entro i propri limiti, perché in questo caso, rispetto ad altri tipi di danza, dei limiti ci sono, dei limiti che non sono necessariamente fisici, ma sono anche un fattore paura, ecco. Sicuramente la danza acrobatica aiuta anche in questo ad abbattere quei limiti che non sono tangibili, ecco. Una cosa fighissima che ti dona la danza acrobatica è l'effetto wow. Ovviamente qualunque elemento tu stia eseguendo, sicuramente l'effetto che regalerà a chiunque ti osservi sarà un effetto wow, e non c'è bisogno di commentare questo punto, credo. La danza acrobatica ti insegna il lavoro di squadra e il supporto di una squadra. Questo perché nel lavoro individuale sicuramente tutto il resto del corso ti supporterà, incitandoti magari nel momento in cui devi fare un elemento su cui stai lavorando da tanto, tutti lavorano spalla a spalla, per modo di dire, perché adesso c'è il distanziamento ovviamente, però nel proprio percorso personale, quindi la persona a fianco a te che è in corso con te sa che magari tu stai lavorando ad un esercizio per un sacco di tempo, e nel momento in cui questo esercizio magari ti riesce, tu senti proprio tutto il supporto, il calore, l'affetto di tutta la tua squadra, del tuo corso, insomma. Per quanto riguarda invece la pratica, comunque coinvolgendo anche elementi di acrosport, quindi di squadra con piramidi e via dicendo, si impara tranquillamente il lavoro di squadra, cosa che secondo me soprattutto adesso è molto molto utile, anche se adesso non si può fare perché bisogna toccarsi per fare quelle cose, ma pazienza. Come dicevo prima, qua non commenterò ulteriormente, il mondo della danza acrobatica è talmente vasto, gli elementi sono talmente tante le combinazioni anche di elementi che uno può inventarsi, che ognuno può trovare sia i suoi limiti, ma di contro può anche trovare le proprie peculiarità. Quindi, per faccio degli esempi banalissimi, magari una persona può essere bravissima a tenere la verticale, a fare verticalismi, ma pessima nelle cose di schiena, quindi tutte le cose di flessibilità. Al contrario, magari una persona molto flessibile è bravissima nelle cose di contorsionismo, di flessibilità, ma non tanto nelle tenute verticali piuttosto che negli elementi di potenza. Come dicevo inizialmente nella mia premessa, coniuga la danza, quindi tutto ciò che si definisce nella danza, quindi la ritmica inteso come musicalità, la musicalità, l'espressività, la sincronia con il gruppo, la struttura di una coreografia e via dicendo, con gli elementi di danza acrobatica che sono tantissimi, quindi è definibile assolutamente danza. La danza acrobatica regala appunto una musicalità e una ritmica precisissimi, perché un conto è eseguire una coreografia sulla musica, diciamo che è un procedimento che diventa automatico dopo un po'. Invece l'elemento di acrobatica richiede una ritmica del movimento, che non è ginnastica ritmica, ma proprio una ritmica del movimento. Per poterlo inserire in musica devi comunque dargli un ritmo, e questo ti aiuta anche a migliorarlo, cosa che non succede sempre magari in una ginnastica artistica. In una ritmica penso di sì, però in una ginnastica artistica o in altre arti, insomma, che non richiedono sempre necessariamente musica, comunque ci deve essere un ritmo preciso e cadenzato per il quale poi l'elemento può essere inserito all'interno di una coreografia, e questo regala appunto una musicalità incredibile. Penultimo punto, mi fa troppo ridere però è verissimo. Diciamo che noi ballerine ci arrabbiamo tantissimo quando ci dicono, parlando mentre noi diciamo faccio danza, faccio la ballerina, dall'altra parte ci dicono ma la sai fare la spaccata, la sai fare la ruota, la sai fare di qua. Se una ballerina di danza classica o di danza moderna si può arrabbiare, una ballerina di danza acrobatica invece non può che essere felice. Sarà l'unico caso nel quale una ballerina sarà felice di sentirsi rivolgere una domanda di questo tipo, e soprattutto saprà eseguire proprio quelle cose, ecco, perché comunque una ballerina di danza classica, moderna, hip hop, non è necessario che sappia fare la ruota, questo voglio che sia chiaro a tutti i neofiti dell'ambiente. L'ultima motivazione per il quale fare danza acrobatica è che la fatica, in un modo o nell'altro, prima o poi ripaga sempre, e con fatica io non intendo solamente la fatica fisica, ovviamente anche quella, perché comunque se tu ti affatichi, comunque segui le correzioni, ci provi, ci riprovi, ci riprovi, ci riprovi,
prima o poi comunque la soddisfazione arriva, sempre entro i propri limiti, sempre entro le proprie peculiarità, ma anche no, perché no, dipende un po' dalla testa che ha qualcuno. Però la fatica è inteso anche come fatica proprio mentale, quindi come dicevo prima, abbattere il muro della paura, prestarsi magari a fare delle cose che pochi anni prima non si sarebbe mai pensato di fare, abbattere in generale i propri limiti, provarci se non altro, e a volte si fa veramente tantissima fatica. Infatti io e i miei allievi, quando superano un blocco che non è fisico ma è solo mentale, io li lodo sempre, per quanto sbaglino, per quanto possano cadere nell'errore sempre ripetutamente, io apprezzo sempre il fatto che ci si provi in continuazione, perché è l'unico modo per imparare nella danza acrobatica. Detto ciò, io spero di avere spezzato una lancia in nostro favore di insegnanti di danza acrobatica, di danzatori acrobatici e via dicendo. Fatemi sapere che ne pensate di questa disciplina qua sotto nei commenti. Mi raccomando, ascoltate bene tutto quello che ho detto, prendetelo con le pinze tra virgolette, perché io non sto paragonando la danza acrobatica alla danza classica o moderna, sono discipline diverse, ma la danza acrobatica è considerabile danza per i motivi sopracitati. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like di supporto, se pensate che possa interessare i vostri amici, parenti e conoscenti condividetelo su tutti i vostri social, e se vi piace questo canale e tutto quello che faccio su questa piattaforma cliccate sul tasto iscriviti e sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo mercoledì 31 marzo con il wrap up dei film e delle serie TV che ho visto questo mese. Invece il prossimo Danza con Jo sarà il 2 di aprile. Un bacione e ci vediamo alla prossima!